Avvicinare i ragazzi all'opera, rendendoli protagonisti. Ad Ortona, promosso dall'Istituto Nazionale Tosiano, è stato messo in scena un estratto del melodramma giocoso L'Elisir d'amore di Donizetti, con i ragazzi degli istituti comprensivi Francesco Paolo Tosti e Matilde Serao ed il coinvolgimento dei conservatori di Pescara e Teramo. Un progetto coordinato dal professor Roberto Rupo e nato da un'idea del direttore artistico Maurizio Torelli. Questa sera ascolterete un estratto completo quasi dell'opera in cui i ragazzi della scuola media suoneranno le parti proprio orchestrate apposta per loro. Ci saranno i solisti che canteranno le arie principali, i duetti, il quartetto dell'opera. Quindi in pratica un ruolo diciamo secondario dei ragazzi, ma un ruolo principale. Un ruolo principale. Anche i solisti sono studenti del Conservatorio di Pescara e del Conservatorio di Teramo. Un'altra interessante attività dell'Istituto Tostiano, sostenuto anche dal Club Tosti, presieduto da Barbara Verì. Soddisfatto il presidente Remo Di Martino. Mettere insieme i due plessi scolastici con questi professori che sono stati magnifici nell'adattare quest'opera e oggi sentirla fatta dai ragazzi nostri è direi clamorosamente bello, perché è un modo per avvicinare i ragazzi all'opera, alla musica, e soprattutto è anche qualcosa che noi come Istituto Tosiano abbiamo voluto fortemente. Un'iniziativa riuscitissima. Luca Menna, dirigente scolastico del comprensivo Tosti. Io vorrei sottolineare la bellezza dell'operazione in quanto tale, cioè noi siamo riusciti in sinergia con l'Istituto Tostiano, con l'altro istituto comprensivo di Ortona, cioè il Matilde Serao, il Tosti, che siamo noi, e i conservatori di Pescara e Teramo, siamo riusciti a creare quella che secondo me è la cosa più bella e importante, cioè creare una rete sul territorio e del territorio. Marco De Marinis, dirigente del comprensivo Serao. E quando c'era proposta il direttore dell'Istituto Nazionale Tostiano, professor Torelli, maestro Torelli, noi abbiamo aderito immediatamente, mi sembrava una bellissima iniziativa, soprattutto per portare a conoscenza dei ragazzi la musica classica e l'opera.